Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare lealmente la Costituzione italiana. Anche qui riposa. Pregiatissimo dottor Maggio, gentile vice sindaco, gentile assessore, egregi consiglieri, hai aggiunto egregi cittadini, non c'è nessuno. Vorrei rivolgere il primo pensiero del Consiglio Comunale della nuova legislatura alle persone del mio gruppo che hanno prestato il loro servizio anche nelle precedenti consigliatura e che hanno deciso di rinnovare il loro impegno. Senza retorica, ammetto che dal giorno in cui abbiamo deciso di intraprendere questo cammino insieme, la mia famiglia si è allargata. È vero che formalmente a ognuno di noi è stato affidato un certo compito in un certo settore, ma mi preme evidenziare che il parere e il lavoro di ognuno di noi saranno fondamentali per l'equilibrio, per il buon funzionamento e per il benessere del nostro e della nostra comunità. Così come confido nella mia famiglia, so che posso contare su di voi e spero che voi conterete su di me tutti i giorni del nostro mandato. In secondo luogo, vorrei rivolgere il più caloroso benvenuto alle persone che hanno scelto di entrare a far parte della nostra squadra nel 2022, grazie alla loro esperienza professionale e umana, alla loro freschezza e intelligenza, conferiranno vigore e slancio a progetti già intrapresi e nuovi a favore dell'intero paese. Ora mi sia consentito ringraziare i bairesi che in questi anni di disincanto e individualismo hanno posto a servizio della comunità il loro tempo, le loro energie, i loro mezzi in silenzio, ma con ardore. Il loro esempio è stato incredibile fonte di insegnamento per me. Giunti a questo punto, il più sentito ringraziamento va a tutti i cittadini che ancora una volta hanno dato fiducia al nostro gruppo. La nostra intenzione è quella di continuare a seguire il compito affidato ogni singolo giorno della legislatura, nel fedele rispetto della legge e della tutela della persona e dell'ambiente. Vorrei inoltre ringraziare per il buon lavoro svolto anche in questo passaggio elettorale tutto il personale del comune. A loro va tutta la nostra considerazione e rispetto, che è dovuta a chi lavora con impegno, molto spesso superiore al cosiddetto dovere d'ufficio, per assicurare quotidianamente ai cittadini servizi di qualità. In particolar modo ritengo doveroso ringraziare il dottor Aldo Maggio per la sua straordinaria competenza giuridica maturata durante la sua lunga esperienza professionale. Mi permetto di rivolgere qualche parola ai giovani bairesi, molti dei quali sono impegnati in associazioni, in attività di volontariato. Grazie, perché il vostro spirito, la vostra gioventù, la vostra vitalità, Vairo, grazie perché lo sentite vostro. Spero che continuerete a dare prova del vostro senso civico, della vostra coscienza civica e che insieme ci renderemo conto che siamo parte di un tutto molto più complesso ed eterogeneo. Questa constatazione per me è una delle gioie della vita. Guidare una comunità, seppur piccola, in questo momento di crisi non è semplice perché la situazione di difficoltà delle nostre famiglie e la sfavorevole congiuntura economica stanno sfibrando il tessuto sociale del nostro territorio. Questo tempo, però, costituisce anche ancora una volta un'occasione da sfruttare per mostrare il lato migliore dei bairesi, che è la laboriosità, l'operosità e la generosità. Grazie e buon lavoro a tutti. New entry nell'amministrazione comunale di Bairo, come ti senti? Per i voti ricevuti, per la fiducia che mi hanno dato i miei concittadini, adesso spero di essere all'altezza di contraccambiare con quello che posso fare.
Io ho solo esperienze nel commercio, nelle altre cose, ma nelle amministrazioni io non ho mai fatto niente. Spero di riuscire, con l'aiuto degli altri assessori, il sindaco, e spero di riuscire a fare qualcosa di buono anch'io. Eletta come consigliere in amministrazione comunale a Bairo, perché ti sei candidata e oltretutto hai due deleghe, una delle due in particolare abbastanza impegnativa. Sì, allora sono informatizzazione digitale e alla gentilezza, che tra l'altro è un incarico nuovo, quello alla gentilezza, nato in questi ultimi anni, infatti spero di poterlo sviluppare al meglio. E poi informatizzazione digitale, che comunque per me che sono giovane è un attimo un po' più semplice. E sono molto emozionata anche perché ovviamente è la prima volta e sono molto felice di questa nuova esperienza. Un'altra new entry in amministrazione Bairo, di cosa ti occupi? Allora, mi occupo di rapporti con ASL e CIS38, mi è stato affidato questo incarico perché sono una studentessa di medicina veterinaria e quindi era, diciamo, il campo più vicino alle mie conoscenze.